Con la Fiera dell'Epifania si concludono le manifestazioni del Natale Teramano? Sì, questa è l'ultima manifestazione insieme alla Befana dei Vigili del Fuoco che alle 18 chiuderà il Natale Teramano. È stato un Teramano molto, molto importante, questa fiera oggi in particolare con questa bellissima giornata è un successo enorme, oltre 120 espositori, molti in più rispetto all'anno scorso, questo sotto l'aspetto delle fiere ci dà la consapevolezza che siccome ci sono dei numeri che crescono giorno dopo giorno, che comunque Teramo diventa sempre di più una piazza interessante anche per gli espositori delle fiere, quindi oggi siamo arrivati a 120, nella Fiera di San Berardo eravamo 140, quindi significa che evidentemente la piazza inizia a piacere sempre di più. Che bilancio traccia di tutto il periodo natalizio, compreso la 3 giorni di Capodanno? Beh, noi siamo oggettivamente molto contenti, ripeto, sicuramente il meteo ci ha dato una mano in questo Natale, però sono stati dei numeri oltre le nostre aspettative. Sicuramente un Natale dove abbiamo riempito di contenuti anche quei luoghi che abbiamo addobbato con le luci a festa. Abbiamo avuto tantissimi personaggi del panorama insomma, nazionale, al di là dei cantanti, ma abbiamo avuto Piff, abbiamo avuto Eri De Luca, abbiamo avuto tantissimi personaggi. Quindi sotto l'aspetto dei numeri e della qualità veramente sarà un Natale indimenticabile per noi. È chiaro che adesso bisogna continuare a lavorare anche su tutti gli altri mesi, non solo su quello del Natale Teramano, perché ecco, se il Natale Teramano è un indotto importante per la città di Teramo, anche tutti gli altri, il resto dell'anno deve essere comunque, ci deve essere un'azione amministrativa importante affinché effettivamente poi la città sia sempre piena di gente, il commercio riparta in maniera definitiva e che quindi insomma, ci sia questa vivacità che comunque adesso c'è, ma che dobbiamo continuare ad alimentare. Il format Natale Teramano verrà ripetuto anche il prossimo anno? Ah, assolutamente sì, per noi il Natale Teramano è ormai un nostro biglietto da visita, ma su questo dobbiamo assolutamente ringraziare tutti quei soggetti che hanno fatto rete insieme a noi in maniera positiva, a partire dai commercianti, dalla Camera di Commercio, dalla provincia di Teramo, perché qui non ci sono colori politici, è una questione di amore per la città e poi sono tanti soggetti che hanno lavorato. Chiaramente possiamo dire che il Natale Teramano è sicuramente il Natale più importante della provincia di Teramo, ma ormai possiamo dire tra i più importanti d'Abruzzo, se non il più importante. Quest'anno mi sembra, per il cartellone presentato, potrebbe essere il più importante d'Abruzzo, ma guardando anche fuori regione non abbiamo timore del dire che effettivamente l'offerta che abbiamo dato quest'anno raramente si è trovata in altre città.